abbiamo scambiato, diciamo così, le rispettive opinioni sul tema dei morti sul lavoro, nella strage. E cosa ti ha detto? Ma la Presidente ha detto che conosce i numeri, che è consapevole del fatto che si tratta di una emergenza. Ha detto che il Consiglio dei Ministri di stamattina ha già cominciato a discutere di alcuni primi provvedimenti. Noi le abbiamo rappresentato il fatto che in Italia ogni giorno ci sono almeno 3 persone che muoiono, e che se ci fosse in Italia ogni giorno un gruppo terroristico, una banda armata, un'associazione criminale che uccidesse 3 persone ogni giorno, noi forse avremmo l'esercito per le strade, avremmo comunque. Ma e invece sui morti del lavoro non succede fatto, nulla. Al di là della notizia del Consiglio dei Ministri oggi, che ha fatto un annuncio della civiltà. No, ci ha detto che convocheranno a breve un tavolo nazionale di confronto con le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo chiesto che in questo confronto si affrontino almeno 3 questioni fondamentali su cui ci ha detto di essere aperta a discutere: l'introduzione della patente a punti per premiare le imprese, certo, virtuose, certo, e cacciare fuori, certo, dal mercato quelle che sfruttano il lavoro, certo, l'estensione agli appalti privati delle norme più garantiste e più vincolanti che esistono per gli appalti pubblici, l'introduzione del reato di omicidio di lavoro. E le posso chiedere il suo nome? Fausto Durante, sono il segretario generale della CGIL Sardegna. Ma lei ha detto qualcosa sull'omicidio, il reato di omicidio sul lavoro? Perché Nordio oggi ha detto che è contrario. Su questo non si è pronunciata. Noi solo le nostre richieste gliele abbiamo riconfermate. Adesso vedremo che cosa deciderà di fare il governo. Il fatto è che così non si può più andare avanti. E lei vi ha detto qualcos'altro? No, ci ha detto che sono perfettamente consapevoli dei numeri, della gravità dell'emergenza, del fatto che occorre intervenire, e che però il Consiglio dei Ministri ha cominciato a discuterne oggi e che nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo specifico con le organizzazioni sindacali. A questo punto vedremo se questi impegni poi si tradurranno in atti concreti. Comunque il fatto di fermarsi è stato un gesto di attenzione. Sì, è stato un gesto di attenzione. Purtroppo noi siamo stati confinati qui dietro perché non ci è stato permesso di entrare nell'area, diciamo, in cui si svolge l'iniziativa. Quindi abbiamo issato questo striscione dietro la grata e abbiamo semplicemente, appena abbiamo visto arrivare la Presidente, l'abbiamo chiamata. Abbiamo semplicemente detto: Presidente, c'è il tema dei morti sul lavoro, e lei, devo dire, è venuta.